Ciao a tutti! Oggi vi volevo parlare del tricottin o catirinetta o tricottino. Questo che ho io è un modello manuale, ma è particolare perché, come potete vedere, non ha una testina fissa, ma ha due testine tra cui poter scegliere. Una ha tre pioli un po' più piccola e una ha sei un po' più grande. Queste testine, come ho detto, sono intercambiabili, quindi si incastrano qui. Nella base appunto che si tiene in mano e come vedete girano. Quindi anziché far girare noi la catenetta, giriamo semplicemente con il pollice la testina. È un modello con cui mi trovo molto bene, è della Clover il mio e devo dire la verità, forse è uno dei più comodi che ho. Poi esistono anche altri modelli per altre cose, tipo quello per perline, quello per filati molto sottili, oppure i classici, quelli che solitamente sono a forma di bambolina, oppure quelli, che hanno la manovella e diciamo vanno automaticamente. Io ho preferito, scegliere questo tipo di modello fra gli altri, perché provando gli altri mi sono resa conto che sono un po' limitati alcuni, tipo quello manuale o quello a bambolina, diciamo che è per un determinato tipo di filato, perché appunto l'imbocco è sempre quello e non si può, diciamo, variare. Se il filato è troppo grosso viene una cosa molto gnocca, se il filato è sottile invece viene una maglia troppo larga. E in più, appunto, come vi dicevo, è comodo far così e girare direttamente la testina. Come funzionano? Dunque, si prende un filato, si infila in questo buco, lo si fa uscire, lo si tiene con la mano. Poi si avvolge il filato nei pioli in questo modo. Eccoci qui. A questo punto si fissa il filato e poi solitamente io lo tengo con un dito. Da qui è molto semplice perché basta girare. E con, diciamo, l'uncino in dotazione si prende il filato che c'è sotto e lo si porta al di sopra del filo tenuto in sospensione. Quindi si gira, si prende il filato da sotto e lo si porta, ops, scusate, sopra. Si va avanti così, creando appunto, il nostro cordoncino. Come vi dicevo, abbastanza comodo. Certo, se dovete fare un tricottino particolare, come vi dicevo prima, ci sono altri modelli che poi, se vi interessa, vi faccio vedere in un altro filmato. Vado avanti e vi faccio vedere poi come chiudo il mio tricottino. Ok, sono arrivata alla lunghezza desiderata del mio tricottino, adesso devo chiuderlo. Per chiuderlo è molto semplice perché basta far passare la maglia sopra il filato e poi sfilarlo. Giro, faccio passare la maglia sopra il filo e sfilo. Giro ancora, faccio passare la maglia sopra il filo e sfilo. Eccolo qua, questo è il mio tricottino fatto. Come vi ho già detto nell'altro video che semmai vi linko qui sotto nel box informazioni, si può fare anche con i ferri o con l'uncinetto. Io preferisco tra i ferri e l'uncinetto farlo con i ferri perché con l'uncinetto bisogna lavorare a maglie aperte e se sfugge una maglia, insomma, non è poi così sicuro, diciamo, come quello sui ferri a doppia punta. Per
Il tricottino si può usare per tantissime lavorazioni, dai manici delle borse ai bracciali, piuttosto che collane, cerchietti, fasce, ma anche delle lavorazioni accessorie del tipo farlo passare come culisse, adesso questo è veramente grande, però comunque con un filato più piccolo farlo passare come culisse oppure come spalline, chiaramente non in lana, per dei vestitini. Quindi diciamo che si adatta a molti usi. Per ora è tutto, io vi ringrazio di aver visto il mio video, se volete iscrivervi al canale cliccate iscriviti e la campanella così non perderete i miei prossimi video. Ciao!